In una lettera a suo padre spirituale, Padre Pio scrive queste parole a proposito della preghiera. Prego di continuo, ma la mia preghiera non si eleverà mai da questo basso mondo. Il cielo, Padre mio, sembrami divenuto di bronzo. Una mano di ferro è posata sulla mia testa. Ella mi respinge di continuo, lontano, lontano. Vedete, sono parole dure, ma Padre Pio precisa, io prego di continuo. Cioè anche a Padre Pio capita quello che spesso può capitare agli uomini e alle donne che pregano, perché vedono che la loro preghiera non viene esaudita. Anzi, Padre Pio non parla di non esaudimento della preghiera, ma parla addirittura che la sua preghiera è respinta. Però Padre Pio non cessa di pregare. Padre Pio non cessa di pregare e non solo non cessa di pregare, ma impegna anche gli altri, impegna i suoi direttori spirituali a pregare, impegna i suoi confratelli, i suoi figli spirituali a pregare per poter salvare le anime e poter portare le anime, come dice lui, care a Gesù. Prego di continuo. E talvolta tutto ciò che non è preghiera sembra, Padre Pio, qualcosa di, come dire, sembra una perdita di tempo. Addirittura lui, che amava molto leggere, però leggeva poco anche perché aveva dei problemi agli occhi e quindi non riusciva a un certo punto, voi sapete che Padre Pio per la vista non leggeva nemmeno più il messale, ma celebrava sempre la stessa messa. Ma lui dice che anche quando poteva leggere e iniziava a leggere, aprendo il libro, dice Padre Pio, dopo una breve lettura, profondamente raccolto, da questa lettura, dice lui, da lettura diventa orazione. Appunto perché la sua vita si è trasformata in preghiera, così come quella di Francesco d'Assisi, che il Celano definisce un uomo fatto preghiera. E così anche di Padre Pio possiamo dire un uomo fatto preghiera. Ma il desiderio che Padre Pio aveva dentro di servire Dio con perfezione, molte volte gli poteva anche procurare dolore. E lui scrive, il più delle volte, gran pena di trattare con gli altri, eccetto quelle persone alle quali si parla di Dio e della preziosità dell'anima. Per questo ama assai la solitudine. Cioè, lui voleva stare solo con persone con le quali si parlava di Dio, ma questo non sempre gli è stato possibile, perché il suo ministero è stato un ministero soprattutto in cui ha saputo convertire, grazie a Dio, le persone lontane da Dio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!